Queste sono immagini che milioni di telespettatori hanno già visto. Questa è storia passata. È la storia di un successo. Il successo dello sceneggiato straniero che, insieme a Twin Peaks, ha ottenuto il maggior indice di ascolto nella scorsa stagione. Il 26% della popolazione televisiva italiana seguiva questa grande storia. E della festa? Ha detto qualcosa della festa? Sì, è per questo sabato. Prima consegneranno i diplomi e poi ci sarà il ballo, suppongo. Perlomeno in Francia l'usanza era questa. E così molto presto potremo avere la nostra Isabelle di nuovo con noi. Sì? Sì, esatto. Isabelle torna da sua madre. Sono proprio contenta perché è stata una sfida questo personaggio. È molto difficile per un attore, per un'attrice, fare con continuità un personaggio tutti i giorni per parecchi mesi, un personaggio che è sempre sul filo dell'eccesso, del ridicolo, e mantenerlo con un minimo di elementi e farlo vero. Insomma, non c'è altra alternativa che ricoverarla, dottore. Esatto. Io già lo consigliai, Miranda, nell'eventualità di un nuovo attacco. Scusatemi, dottore, è arrivata l'ambulanza. Dica agli infermieri di salire con la lettiga. Oh, no! Coraggio, Isabelle. Signorina, sia forte. Se è possibile, vorrei accompagnare Madame sull'ambulanza. Anch'io. È meglio che venga con me sull'auto. Credo sia la soluzione migliore. La prego, mi dia ascolto. Bernardo ha ragione. Va con lui, Isabella. Dottore. Mi dica. Qual è la verità? Non lascerà tranquilli non soltanto a voi, spettatori, non lascerà tranquilli a nessuno.